Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Vagrant Story perché nella scorsa puntata abbiamo ottenuto la chiave di ferro e finalmente con la chiave di ferro possiamo aprire la porta che si trovava qui all'interno della città sotterranea. Prima di fare questo però dobbiamo un attimo ripulire tra virgolette la zona e quindi eliminare qualche brutto ceffo. Visto che adesso possiamo aprire altre porte, direi che è arrivato il momento di approfittarne. Non facciamo troppe, combo, anche perché così il mio livello di risk rimane basso. Anche se in realtà qui va tutto bene. Utilizziamo la nostra chiave di ferro. Diciamo che la prima cosa da fare qui sarebbe eliminare il Lich, però dato che il Lich è molto arrendevole, cioè nel senso non è molto arrendevole, volevo dire, eccolo qui. Giustamente, silenzio. Bene. Con Lich invece voglio fare le catene, ecco, perché lui è molto più difficile da colpire, quindi preferisco assolutamente fare così. Allora, possiamo aprire il baule adesso, che era rimasto in sospeso. Vendetta di Balin, Vambrace, Elisir Savi e il sigillo Clemantis, che questo ci servirà più avanti, se non ricordo sempre. Io sto facendo l'esplorazione perché effettivamente dobbiamo recuperare tutti questi sigilli che ovviamente ci serviranno. Ah, vero, siamo in status silenzio. Vabbè, ma penso che ora si rimuova da solo. Allora, adesso fatemi vedere un attimo dove siamo. No, qui si va alla foresta, quindi non mi interessa. Mercato in crisi, quello è chiuso. Ci vuole la chiave d'oro, qui la chiave d'argento. No, e allora mi devo teletrasportare di nuovo, sì, perché questa era, diciamo, una zona che ho esplorato appunto per completare il tutto. Quella porta la possiamo sbloccare, ma non credo che per il momento la potremmo, la possiamo sbloccare, perché è bloccata, cioè, allora, lì sotto, se non ricordo male, dovrebbe esserci un boss e successivamente sbloccare la porta, però ancora quella porta non la possiamo sbloccare. Per cui devo fare teletrasporto. E dove che dovevamo andare? Ora io non mi ricordo. Ah, era forse qui dovevamo andare. Nel centro città est. Allora, andiamo prima qui, facciamo una doppia sosta. Ok, facciamo una piccola sosta qui. Nel frattempo, mentre che ci sono, ne approfitto perché riparo nuovamente tutto l'equipaggiamento. E ovviamente aspetto il da farsi, cioè nel senso aspetto gli MP più che altro, perché devo teletrasportarmi in una rue, non mi ricordo, era la rue Reju, là, una cosa del genere. Allora, vediamo a che punto siamo.
Ok, quasi full MP. Cerco di caricare sempre gli MP. Cioè, tento di averli sempre full. Perché così. Quando mi teletrasporto riesco sempre ad avere un minimo di MP per potermi curare, male che vada, succedano le varie cosacce. Ecco, adesso qui, se non sbaglio, dovrei scendere. Non mi ricordo se devo scendere qui o dall'altro lato. Allora, aspettate, fatemi vedere la mappa, perché dalla mappa. Allora, aspetta. A città sotterranea ovest, quindi no. Quindi alle mura nord. Non devo andare per ora alle mura nord. Chiavistello chiuso. Qua c'è l'officina Junction Point. Ecco, devo andare qui alla città sotterranea est. Sì, devo andare di qua. Sì, devo andare qui alla città sotterranea est, quindi devo fare tutto il giro così. Qua ci sono tutta la strada quella con i soldati. Sì, me la ricordo, me la ricordo. Qui credo che come oggetti, non modifica, sia meglio utilizzare la schiavona. E come accessorio, ecco l'anello del titano. Ecco, già i danni aumentano. Non sono tantissimi, però. Ecco. Però aumentano. Non faccio al solito tante combo perché così il risk mi rimane basso. Anche se contro questi comunque posso anche permettermi di aumentare il risk perché li colpisco lo stesso, ma diciamo che non ce n'è troppo motivo. Preferisco tenere un profilo basso, un risk basso. Tanto ogni turno riesco a fare parecchi danni. Esatto. Beh, questo turno aspettiamo. Quello si sta buffando come se non ci fosse un domani. Forza su, gli si è tolta. All'equipaggiamento su che potrebbe darmi fastidio, per cui aspetto che faccia. Ah, pensavo si buffasse il dannato. Invece no. Allora, siccome lui è l'unico rimasto, vado giù di combo. Così. Perfetto. Cosa mi dai? Armatura a scaglie e io me la piglio. Qui ci curiamo. E ora ovviamente aspetto un attimo che mi si ripristino risk ed MP. Anche perché dovremmo affrontare, se ci arriviamo, perché devo anche vedere se effettivamente ci arriviamo. Devo vedere se riusciremo ad affrontare due boss addirittura. Non uno, ma addirittura due. Benissimo, possiamo andare. Che abbiamo respinto.
non mi interessa fare troppe combo. Tra l'altro è anche sotto poison, quindi va bene. Questo lo possiamo shottare facile, per cui... Ok ragazzi, sicuramente avrete visto un taglio perché giustamente stavo vedendo un attimo dove andare. Mi sono fatto dare una mano su una guida, diciamo in una guida su internet, e finalmente ho trovato un'altra porta che possiamo sbloccare. Non so effettivamente che cosa ci sia qua dietro, però utilizziamo il sigillo e proseguiamo per vedere che cosa riusciamo a trovare qui. Oh, innanzitutto troviamo un altro bell'incantatore. E vabbè, lento. Allora, forza giù. E cominciamo. Qui vi consiglio di fare le chain, perché è un unico avversario. Ecco. È un unico avversario e quindi, anche se aumenta il risk, potete tranquillamente gestirlo in questa maniera. Allora, curiamoci. E dovremmo spuntare qui in una zona nuova. Vediamo un po' dove ci troviamo. Bene. Facciamo assolutamente fuori il Lich, che è quello più pericoloso all'interno di questa stanza. Poi dopodiché concentriamoci sulle bambine, che sono comunque molto più deboli. Che tra l'altro mi danno queste grandissime daghe argento addirittura, cioè spettacolare. Vabbè, qui ovviamente per il silenzio non posso fare nulla. Troppo veloce, meno male che ho mancato. E vabbè. Però posso mancare una volta, mi va bene, dai. Basta, facciamola fuori. Bene. Controlliamo se qua in giro c'è qualcosa. No, qua non c'è nulla. Ok, il risk si è abbassato. Andiamo. Qui c'è la nostra, il nostro polletto, che ho scoperto tra l'altro che se non attacchiamo e facciamo un giro largo, lei praticamente non ci importuna. Comunque mi sa che qua siamo, cioè siamo tornati indietro. Solo che ho aperto il sigillo e mi ha dato una sorta di scorciatoio. Ah no, pure là c'è un baule che non ho aperto. Ok, perfetto allora. Buono, buono, perfetto. Benissimo. Cazzo. Fortuna che non ci sono crepato. Mi sarei potuto incazzare parecchio. Vediamo che cosa troviamo. Scudo circolare, sigillo Aster.
Ottimo, Grimorio Paralyze e scudo circolare. Ok, non male. Che tra l'altro questo sigillo ci serve adesso perché appunto dovremo raggiungere la zona della cava di calcare. E la zona della cava di calcare dovremo appunto affrontare un boss. Non mi piace la situazione qua. Forse qua dobbiamo affrontare un altro boss. Vediamo se è così. No. Ok, mi sembrava, Madonna mia. Ho tirato un sospiro di sollievo. Ah, ecco. Attenzione. Guardate chi dobbiamo affrontare. Aia. Allora, cominciamo subito con io direi, se non sbaglio, loro utilizzavano devo utilizzare il Frost Fusion. Vediamo se ce l'ho. Io credo di avercelo. Just Strike Frost Fusion, ecco. E vi consiglio, tra l'altro, di concentrarvi su la Lady Nisa, ovvero lei. Ok, utilizziamo Tarnish. Perché, se non ricordo male, in questa boss fight basta che noi sconfiggiamo uno. Basta che noi ne sconfiggiamo uno, anche l'altro tecnicamente dovrebbe creparci. Per cui. No. Aia. Lei è quella decisamente più debole, quindi sì, io mi ricordavo di dover colpire lei. Ok, ce l'abbiamo fatto. Abbastanza semplice. E li abbiamo sconfitti. Quel cadavere era Grissom. Ma perché era qui? Bella domanda. Assolutamente bella domanda. A questo punto devo. Grazie.
Olè. E se ne sono andati tutti. Bene, quindi usciamo. Abbiamo scoperto che Grissom è posseduto, nonostante l'avessimo già sconfitto precedentemente. Adesso invece è stato praticamente, diciamo, è stato proprio posseduto in tutti, in tutto e per tutto. È veramente fastidioso questo elementale, questo oscuro qui. Ok, direi che ho abbastanza vita. Adesso, se non sbaglio, cioè no, se non sbaglio, devo assolutamente raggiungere l'uscita. Madonna, il critico mi ha fatto. Cioè, pazzesco. Ci stavo per restare secco. E infatti, ora qua devo praticamente battere le guardie. Tra l'altro curandomi in maniera anche piuttosto sbrigativa, perché i soldati qua non sono fortissimi, però possono darmi qualche problemino. Allora, forza down. Così poco gli levo? Ma non ci posso credere. O è la mia arma che è indebolita tantissimo? Perché non mi... cioè, con questa spada dovrei fargli comunque dei buoni danni. Ora sono anche senza MP. Ho aumentato il rischio a 99 addirittura. Questo recupera 100 MP. Va bene. Riduce i rischi di 50. Recupera 25 HP, riduce i rischi di 25. Vabbè. Adesso la cosa la sistemiamo. Riduce il risk a 0. Questo riduce di 25 il risk. 150 HP, 50 MP. Ecco, già questo è meglio. Bene.
No, ma è sicuramente questione della mia arma. Non è questione che loro sono forti. Dovrei cambiare l'arma. No! Madonna, che palle che siete però, eh? Cioè, proprio non vi accontentate. No, ma aspetta, non è questione. Infatti i DP sono molto bassi. Ma questo dovrebbe fare un bel po' di danni. Ma che cazzo? Cioè, ma non può essere. Qua devo ridurre il rischio. Troppo alto. E allora sei proprio un pezzo di. Loro mi levano poco. Ecco qua. Ora tocca a te. Con un bel forza down. E un bel equip down. Bravissimo. E adesso subirai l'ira di Apollo. Si è ringraziato il Signore. A questo punto devo caricare gli MP e spostarmi in un'altra zona, ovvero nella via dell'Eclissi. Però, dato che devo recuperare gli HP, sicuramente andrò anche in armeria. Per ripristinare un attimo la situazione delle armi e poi successivamente nella prossima puntata ci vedremo appunto nella fase successiva dove accederemo in una nuova area che se non ricordo male dovrebbero essere per l'appunto le cave di calcare perché avevo letto la guida, no? Perché mi ero perso e se non sbaglio adesso dovrei trovarmi successivamente nella zona successiva sarà appunto quella della cava di calcare. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.